Pace bene a tutti. Oggi, 22 aprile, ricordiamo San Leonida, martire. Ascoltiamo la sua vita. Originario della Grecia, Leonida fu maestro di retorica ad Alessandria e padre di 7 figli. Leonida è comunemente designato come il padre di Origene, che era il maggiore dei suoi figli, al quale dette una vasta educazione letteraria e filosofica. Il giovane Origene imparò la Sacra Scrittura a memoria e il padre, ammirato dalla sua curiosità intellettuale e fervore spirituale, mentre il figlio dormiva, gli baciava il petto, che sarebbe il posto in cui, per lui, si accendeva il fuoco della sapienza divina. Con l'impero di Settimio Severo nel 204 ripresero in Egitto le persecuzioni contro i cristiani. Il figlio Origene desiderava morire martire, ma sua madre gli nascose i vestiti per impedirgli di presentarsi al governatore e dichiararsi cristiano. Leonida, invece, chiamato dal governatore, confessò la sua fede. Allora venne incarcerato e durante la prigionia ricevette una lettera del figlio Origene, nella quale esortava il padre a rimanere sempre fedele a Dio. «State attento, caro padre, di non mutare risoluzione a causa di noi, i vostri figli». Leonida baciò la lettera come quando gli baciava il petto e, pieno di letizia e sorridendo, porse la testa alla spada, acquistandosi la corona di gloria. Dopo la sua morte vennero confiscati i beni della vedova, i figli gettati in mezzo ad una strada, ma vennero accolti e curati da una signora di Alessandria. Origene, orgoglioso del padre martire, divenne uno scrittore importante. Il nome del padre viene distinto con il nome di Leonida, padre di Origene. San Leonida era anche il padre di Origene, noto per i suoi scritti e per il suo modo molto particolare, originale e avanti rispetto a quelle che erano le idee del tempo, di scrivere e di ragionare sul mistero di Cristo e il mistero di Dio. Li vediamo molto uniti in questo rapporto particolare. C'è un padre che ha saputo trasmettere al figlio una passione e, morto Leonida martire, sarà proprio il figlio Origene a riuscire a scavare molto molto più in maniera approfondita a quello che il padre gli aveva trasmesso. La bellezza di un messaggio che passa di padre in figlio tramite un rapporto di affetto. Pensiamo quindi a questo oggi, pensiamo ai papà e ai loro figli, ma anche ai figli e ai loro papà. Qual è la natura di questo rapporto? Quanto è profondo? Quanta confidenza c'è tra padri e figli e figlie all'interno della casa? Molto spesso è possibile riscontrare che non c'è intimità. Perché? Come costruirla? Allora affidiamoci a questo santo particolare che aveva saputo sviluppare un affetto profondo con il figlio e cerchiamo di fare un passo in avanti, magari un sorriso in più, una domanda in più, senza aspettare chissà che risposta, magari un divieto in meno, ma facciamo un passo in avanti verso l'amore dei nostri figli e ci affidiamo proprio a San Leonida. Prega per noi.